ha avuto questi due, diciamo, personaggi, Confucio e Lao Tse, i quali sono venuti contemporaneamente sulla Terra dettando, diciamo, delle cose che avevano un indirizzo, diciamo così, comune per certi fatti, però era discordante da un punto di vista filosofico. Cioè, uno ha trattato la grandezza esteriore, Confucio, cioè quindi il costume, diciamo così, il costume familiare dello Stato, eccetera, mentre invece Lao Tse ha trattato principalmente la grandezza interiore, cioè riallacciandosi alle invariabili, diciamo, delle leggi dell'universo, e addirittura avevano dei disaccordi tra queste scuole, pare che si siano anche incontrati e c'è stato, diciamo, un po' di shock da parte di... Furono infatti avversari in un certo senso, ma tuttavia non mi pare che poi si possano considerare grandi discordanze, nel senso che Confucio fu un tradizionalista in realtà, che quindi un filosofo, un pensatore, probabilmente più filosofo, certamente un grande maestro, ma un contemplativo in fin dei conti. Con Lao Tse inizia o si sviluppa un vero e proprio sistema, che poi è il taoismo, un vero e proprio sistema in cui erano precisate una serie di fatti fondamentali, fra i quali primeggia indubbiamente la necessità da parte dell'uomo di spegnere il desiderio, perché è il desiderio delle cose che procura il dolore e l'infelicità. E quindi in un certo senso propugna, nel fondo della sua dottrina, quello che poi diceva Confucio, cioè che bisogna vivere per quanto possibile una vita contemplativa entro la quale si prendono le debite distanze dalla terra e dalla materia, proprio perché dalla materia e dalla terra nascono il dolore e il desiderio, e per meglio dire il dolore è figlia del desiderio, in quanto che desiderando si soffre poiché non si ottiene, poiché la natura non può dare oltre quello che ha già dato con la nascita. E quindi questo sistema, che poi era particolarmente congeniale ad una popolazione di centinaia di milioni di persone povere, depresse, nelle quali bisogna anche tentare di dare qualcosa e un indirizzo che è quello di deprimere il desiderio, che poi, guarda caso, lo si ritrova nel cristianesimo. Il cristianesimo che insegna che sono beati i poveri perché per essi è il regno dei cieli, ed il povero è colui che comunque non deve desiderare. E tra l'altro vengono anche messe su concezioni come le virtù, che sono tutte tese poi a far accettare con sopportazione lo stato di cose, e quindi a non ribellarsi. Non a caso in tutte le popolazioni che poi hanno seguito, come la Cina, i principi del taoismo, in effetti non ci sono state per millenni ribellioni. E allora a questo punto giova fare un altro piccolo discorso, che è questo: i maestri vengono sulla terra anche per insegnare ad aver pazienza, quando storicamente certi cicli
non sono maturi, oppure perché lo spirito che si incarna fa esperienza nel modo in cui è dato quella società in quel momento storico. D'altra parte, l'uomo si trova di fronte a delle situazioni abbastanza ovvie, prima quella di non poterle modificare, certe situazioni esterne, secondo di non poter modificare se stesso se ha quel tipo di evoluzione. E allora la lotta fra l'uomo spirito o l'uomo e l'ambiente prevede quasi sempre la sconfitta dell'uomo. Ed allora ecco che una serie di dottrine vengono date in un certo modo non conformemente alla verità, indubbiamente, ma in modo che possa essere accettato il senso della vita entro quella misura storica in cui si incarnano quegli spiriti. Non a caso è lo stesso Cristo che poi dirà di dare a Cesare quello che è di Cesare, e voglio dire un tipo di predicazione che lo troviamo quindi in Lao Tse, ma lo troviamo in Confucio, ma lo troviamo in Cristo e lo troviamo in Maometto, stranamente tra parentesi coincidenti. E questo deve mostrare che c'è un significato, anche se, come nel caso del Cristo, sapete, la sua dottrina era sufficientemente avanzata rispetto al paganesimo, e quindi già tale da considerarla rivoluzionaria. Prima di tutto, in Cristo c'è un'idea centrale che è l'idea del Padre. Per esempio, in Lao Tse non c'è una idea di Dio, poiché attraverso il taoismo, attraverso la strada, il Tao, ciascuno raggiunge da sé la liberazione. Questo naturalmente faceva affidamento in questa visione filosofica, faceva affidamento su un tipo particolare di popolazioni, quindi di storie entro la quale si erano però già maturate infiltrazioni di movimenti come quelli dei Vede, per esempio, che pure ricercano la strada, cioè dell'induismo, ricercano la strada attraverso l'autorealizzazione, che non a caso poi dall'induismo, che è una eredità del brahmanismo, nascono i Bhagavad Gita, e nascono i Tantra, e nascono movimenti, centinaia di movimenti, di frantumazioni, tra i quali lo yoga stesso, ma l'idea centrale resta quello che l'uomo fa da sé, la propria strada, e cerca e trova dentro di sé la propria strada. Questo non è esattamente quello che poi dirà il cristianesimo, ma il cristianesimo e Cristo si affida anche ad una tradizione occidentale di tipo non meditativo, è da tenere presente. Perché le popolazioni occidentali si erano affidate agli dèi, che erano dei sostituti di Dio, ma erano anche gli esseri con i quali la persona colloquiava all'esterno di sé, interrogava all'esterno di sé, mentre tutta la tradizione indù e la tradizione quindi cinese è una tradizione che portava al colloquio interiore. E dunque già su questa strada, diciamo, il bersaglio di Cristo andava spostato, cioè non era possibile per l'occidentale poter saltare letteralmente ormai una sua disponibilità ad esternare il colloquio interrogando direttamente gli dèi o Dio e non a quello interiore. Ed allora agli dèi Cristo sostituisce l'unità che poi diventerà Trinità, come già poi era avvenuto nel brahmanesimo con la Trimurti indiana, in cui Brahma si incarna e si incarna in Brahma
Siva e Vishnu, ma perché? Per assegnarsi ciascuno dei compiti, così come accadrà poi nel cristianesimo, dove il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo rappresentano tre momenti, ma fra loro incardinati, fra loro dipendenti, che vanno a sostituire l'antico e vecchio rapporto con gli dèi. Ma come vedete, c'è in sostanza una continuità, una necessità di rivolgersi a platee, fra loro diverse, diversissime direi, per tradizioni, per storia, culture. Quindi io non direi mai che esistono contraddizioni, direi semplicemente che sì, seppure sorgono delle contraddizioni dovute a frantumazioni di specifiche scuole, il discorso centrale che attraversa i movimenti religiosi ha una sostanziale unità e le varianti sono state necessità storiche, necessità antropologiche e di culture, perché ciascun maestro si è trovato di fronte ad un tipo di formazione millenaria di popolazioni estesissime che non avrebbero accettato un discorso a loro estraneo, come quello, ripeto, della meditazione interiore, che non fa parte della tradizione occidentale complessivamente. Ma infatti poi pare che si siano unite le due scuole nel neoconfucianesimo, però poi si innestò anche bene sul taoismo e buddismo e sul diritto zen. Cioè, però è curioso come questa civiltà non abbia, cioè, contrariamente a tutte le altre della Terra, non ha mai avuto la simbologia di Dio. La simbologia di Dio? Sì, cioè, ma solo del cielo inteso come, diciamo, energia, come Tao, come legge o come strada. È un problema di scelta, ma è anche un problema, ecco, di tipo diverso di maturità e di tradizioni, perché non c'è mai stata realmente la necessità di averlo un Dio identificato. Già in Buddha c'è naturalmente una identificazione, ma questa necessità l'orientale non l'ha mai avuta sostanzialmente nella sua tradizione. Questo è il motivo. E d'altra parte anche questo è di un'importanza relativa. Se tu rafforzi la convinzione che puoi trovare la strada e quindi poi l'illuminazione, essere colpito, folgorato, come accade al Buddha, di essere folgorato dalla verità e come accade poi a Cristo, dove stranamente, ma non stranamente, direi si congiungono addirittura le età, vero? Cristo inizia la predicazione a 30 anni, Buddha ne è illuminato a 29 anni circa. E allora questa congiunzione, che lascia pensare trasparentemente a un progetto spirituale in queste grandi operazioni di fondazioni religiose, in tutto questo, direi, la necessità di Dio, dicevo, perde completamente di importanza, perché poi lo vediamo successivamente nel cristianesimo, dove Cristo si sostituisce letteralmente a Dio e bisogna trovare, direi, la contorsione filosofica della Trinità per ritrovare Dio, ma in realtà per il cristiano c'è Cristo, non c'è Dio. Di Dio si parla, ma non si discute. Di Cristo si può parlare e si può discutere. Cristo ha una vita materiale che si può riesaminare, accertare, rendere dunque vivente come è stata. Di Dio no. L'illuminazione è una percezione interiore, ma di essa non si parla e non si può parlare, perché essa non ha corpo, non ha identificazione visibile. Ed ecco perché voi parlate di Dio, ma solo per nominarlo, ma addirittura vi si dice non nominare il nome di Dio in vano, mentre Cristo è il nominabile, e così è nominabile Buddha, ma non è nominabile l'illuminazione,
perché essa è appunto una percezione che il singolo ha e non può trasmettere ad un altro, perché ciascuno deve trovare la propria strada ed esserne illuminata al fondo di essa. E dunque, lasciamo da parte le finzioni di necessità filosofiche per cui occorre un Dio rappresentativo, una figura emblematica che sta lì, ma è come se non ci fosse perché non ha alcuna funzione pratica. E di fatto voi sapete che Dio non interviene sulla terra, non interviene sull'umanità e non interverrà mai in virtù della legge entro la quale ciascuno fa la propria evoluzione. Ciascuno deve cercare la sua strada per l'evoluzione e attraverso le prove, le esperienze, al fine la trova, ma in tutto questo non c'è intervento di Dio, perché ciascuno è responsabile e libero verso se stesso di cercarsela o non cercarsela. Ed è poi praticamente, di fatto, la stessa cosa che viene teorizzato attraverso il buddismo, ma anche attraverso il taoismo. E questa poi è la realtà, più nel taoismo che nel buddismo direi, ma comunque questa è la linea conduttrice di quei sistemi, di quei magisteri. Secondo me, se volevo chiederti, questa loro ricerca dei taoisti dell'immortalità era poi la ricerca dell'illuminazione spirituale, cioè del percepire il proprio spirito, perché c'è stata poi del percepire il proprio spirito, sì, ma entro certi limiti c'è anche una sorta di abbandono poi alle cose, una sorta di contemplatività, di abbandonarsi al destino, e questo è tutto sommato un aspetto negativo di una eccessiva contemplazione, di un'eccessiva ricerca interiore che passa però attraverso molta contemplazione, un po' perché poi è stata teorizzata l'incapacità da parte dell'uomo di poter modificare la natura, di poter intervenire su di essa e quindi di lasciarsi andare, di vivere anche un po' in maniera vegetativa. Questo c'è indubbiamente, questo c'è ed era una sorta di addormentamento, una sorta di oppio, direi certamente necessario certi momenti della vita di quei paesi, ma indubbiamente che ha disattivato molta incisività nei riguardi del sociale, ad esempio. E non a caso tutti i paesi che fanno parte dell'arco orientale sono i paesi nei quali è tardata completamente, quasi fino ai giorni vostri, una modificazione degli assetti sociali, e quindi una tenace conservazione di tradizioni che poi non erano soltanto tradizioni di tipo familiare o di tipo religioso, ma anche di tradizioni di rispetto verso situazioni di potere e di tracotanze, e quindi con una sudditanza portata all'eccesso in maniera patologica, diciamo. E indubbiamente queste religioni hanno influito su questa negatività reattiva da parte delle popolazioni orientali, dove esistono ancora regni o piccoli regni e vassalli o schiavi di difficile smantellamento, hanno dovuto ricorrere poi ad ampi movimenti rivoluzionari per ribaltare situazioni di stallo, di cui sono state responsabili le religioni che hanno consentito, direi, questo selvaggio delle popolazioni. Entro certi limiti questo si era verificato anche in Occidente, ma si è verificato in una maniera un po' diversa. Non a caso l'Occidente è stato contrassegnato da guerre e da rivoluzioni abbastanza continue, segno di fermenti e di attività, anche interiori, in fondo diverse. Questo è stato dovuto e motivato dalla presenza certamente anche di un cristianesimo che con tutti i suoi aspetti negativi non è comunque arrivato al selvaggio così come in Oriente, e poi da un processo di civiltà scientifiche che non è passata ad esempio in quei paesi orientali, e civiltà che è stata possibile per l'innesto ovviamente di una tradizione,
che è partita da quella greca ed è arrivata sino alla vostra rivoluzione industriale, e quindi con processi di rinnovamento delle coscienze continue, e con le resistenze, diciamo, della religione, che si sono protratte, sì, fino ai vostri giorni, ma che sono state perdenti, in un certo senso. Ecco, quando si guardano le religioni in questa chiave, ed allora bisogna considerare, non perché sono nate, ma a chi erano destinate, e quali i motivi. Indubbiamente l'esperienza di miliardi e miliardi di spiriti, necessari in certe condizioni, che hanno prodotto anche i processi conservativi, indubbiamente. E poi la capacità di resistenza di queste regioni al di fuori di questo schema, capacità di resistenza generalmente molto deboli. Tanto è vero che i processi di rinnovamento che sono poi avvenuti in Occidente nell'ambito del cattolicesimo stanno ad o danno in vaso anche le vecchie religioni orientali, di cui vi prego non sempre di guardare all'aspetto mitico, l'aspetto mitico dell'occhio occidentale che guarda all'Oriente come ad una storia di fiabe, ma di guardarle nel realismo della loro realtà propria, entro la quale se vi sono stati grossi contributi alla introspezione, contributi dei Veda, ma i contributi dello yoga, ad esempio, dottrine anche operative in un certo senso. Se indubbiamente sono state scritte cose mirabili, basta rileggersi Krishna, però bisogna tenere presente che miliardi e miliardi di esseri umani hanno letteralmente patito la fame ed hanno condotto una vita misera ed infime, questo da un punto di vista sociale, si capisce, da un punto di vista evolutivo tutto ciò è stato utile indubbiamente a miliardi di spiriti, e vanno guardate così queste cose per capire anche un senso che in parte sfugge, slitta poi ai programmi spirituali. Beh, un maestro inizia una sua vita, fonda una religione, poi la lascia agli altri. Per quanto possa tutto rientrare in un programma, c'è una parte di essa che sfugge al controllo. Né sul programma è esercitabile più un controllo diretto, quando il programma viene svolto da migliaia di persone, come può essere un'organizzazione religiosa minuziosa. Ed allora ecco le frantumazioni, ecco le varie situazioni che si configurano all'interno di una nazione stessa. E quando naturalmente tutto ciò raggiunge uno svilimento abbastanza totale, la religione generalmente muore o perde il suo effetto, la sua efficacia. Ecco perché io vi ho sempre detto, fate molta attenzione, non lasciatevi ingannare soltanto da una dottrina, oppure se preferite una dottrina, estrapolatela e consideratela per quella che è.